qua. Volevo presentarvi il nostro capocontingente federato, Luca. Volevo appunto chiedergli, anzi guarda, ci mettiamo così, così abbiamo un po' di più dice. Com'è stato questo esperimento della FIS nel Roverway? Come per i nostri ragazzi è stata una sfida. Abbiamo voluto provare uno step in più rispetto alle esperienze passate, abbiamo aggiunto una proposta educativa che fosse condivisa da entrambe le associazioni, dando il sapore di quelli che sono i percorsi che entrambe le associazioni stanno vivendo adesso sui loro percorsi nazionali, e soprattutto facendo molta attenzione al percorso della spiritualità che per l'associazione della GSC si declina nella catechesi, e mentre per tutto il mondo CNG ha tutto quanto i risvolti della spiritualità, e abbiamo quindi condiviso e abbiamo creato un percorso che è stato molto apprezzato dai ragazzi, molto ragionato dai capi, dai patron leader, che è stata questa forse la grande vittoria, e ha portato a un percorso veramente federale e non a una vita in parallelo, ecco, una vita di un contingente che vive un parallelo. Come hai vissuto questo anno durante tutte le riunioni che avete fatto? Quante riunioni avete fatto? Tantissime, immagino. No, riunioni proprio di contingente di CMT, cioè di Contingent Management Team, 5, inclusa poi lo staff di verifica che sarà poi a settembre. Di riunioni poi invece di lavoro dei singoli membri dello staff e di noi come capi contingente, cioè io, Giorgia e Giulia, sono state più tramite online, ecco, quindi via Skype, via telefonate, e soprattutto nella relazione con il mondo internazionale, quindi con l'Olanda e poi con le altre nazioni. Abbiamo voluto creare questo percorso, questa proposta di laboratorio durante i giorni del Roverway a livello internazionale insieme alla Spagna e al Portogallo, e poi ovviamente portata avanti da Italia e Spagna. Quindi anche questo ha richiesto delle ore di ragionamento, di elaborazione, di pensiero, che è stata condivisa da un'altra nazione, e ha avuto anche dei feedback molto positivi. Capisco la stanchezza, ma lo rifaresti? Sì, tra 20 anni. Beh, considerando che adesso il prossimo Roverway è nel 2024, o 2026, siamo tranquilli che comunque garantito il prossimo non lo faccio io. Vediamo. Adesso dormo. Ultima domanda, volevo chiederti, ma lo consiglieresti come percorso dal punto di vista educativo o per i capi? Okay. Educativo o anche per i capi, entrambi, sì. Secondo te? Dunque, io ho certamente lo consiglio per i ragazzi se di fatto, come siamo riusciti a creare, gli verrà proposta una proposta educativa che li accompagni, che abbia veramente una declinazione e degli effetti sul territorio che loro vivono, altrimenti di fatto rischia veramente di essere un evento molto vacanziero e poco di contenuto, come le due associazioni, come il CNG e la GSC, sono abituate a vivere nelle loro estati rover e nelle loro route. Quindi questo è certamente una cosa che consiglio se di fatto si riesce a dare questa proposta. Per quello che riguarda i capi è una grande avventura, forse è stato il tasto più dolente nella ricerca di capi disponibili a questo servizio, e ne abbiamo trovati e abbiamo trovato molta qualità, di questo siamo veramente molto contenti. Più difficile forse il reperimento e la proposta, che questa forse è una grande sfida per il futuro, deve essere studiata meglio per gli International Service Team, cioè i membri i capi che si pongono a servizio per tutti i contingenti che ne avessero la necessità durante i giorni del Roverway. È un'esperienza, quella forse ancora un po' defilata, in eventi come questi ancora non molto presa in carico, pertanto forse non crea molto entusiasmo, e i risultati che abbiamo avuto in questo Roverway sono stati un po' magri. Abbiamo avuto la partecipazione di un membro di IST, che è diventato la nostra mascotte, Andrea Baratelli, che veramente salutiamo e ringraziamo per l'enorme lavoro che ha fatto. Ha avuto molto a cuore l'esperienza
nostra italiana e allo stesso tempo ha saputo rispondere alle richieste che di fatto il planning team e il mondo internazionale che era presente sui campi di Zeewolde gli rivolgeva. Va bene, dai, ti ringrazio, ti lascio partire. Anche te. Se vuoi tornare. Torneremo tardissimo. Insieme. Buona giornata a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.